E guattai a tutti ciurma e benvenuti Raggiocherini in questo nuovissimo video, questa volta sulla demo che è stata recentemente, se non sbaglio ieri, ragazzi, pubblicata di Resident Evil 3, quindi Resident Evil 3, ragazzi, finalmente hanno messo a disposizione questa demo per poter testare con mano questo nuovissimo remake. Vi ricordo che io prima, ragazzi, di giocare il remake del secondo che ho appunto portato sul canale con immensa gioia perché il gioco mi è piaciuto veramente tantissimo, non avevo mai giocato Resident Evil in vita mia, per cui ovviamente non conosco, ragazzi, nemmeno il Resident Evil 3 originale e quindi io personalmente non posso fare paragoni con quello, insomma, di tanti anni fa. Per cui daremo più che altro, allora darò delle impressioni a caldo su quello che effettivamente starò giocando. Sono molto impaziente perché, come vi ho detto un attimo fa, ragazzi, il remake del secondo mi è piaciuto veramente moltissimo. Per cui sono appunto impaziente di vedere che cosa hanno fatto con questo nuovissimo remake. Per cui non perdiamo più tempo e andiamo a cominciare. Ovviamente, se ve lo state chiedendo, ragazzi, lo sto giocando su PS4, quindi su console, quindi non su PC, anche perché il mio computer penso che sia totalmente lontano dalla possibilità di far girare un gioco del genere. Ok, Capcom, facci vedere che cosa ci stai offrendo. Ok, ci permette di scegliere la lingua delle voci, dell'interfaccia, i sottotitoli e ok così. Affinché il motivo sia appena visibile, per cui direi di lasciarlo così. Il motivo sia appena visibile, direi di lasciarlo così. L'immagine sulla sinistra sia appena visibile, per cui direi di lasciarlo così. L'unica cosa che so, ragazzi, sul terzo capitolo di questa saga è appunto che c'è il Nemesis, il cui aspetto è stato cambiato comunque da quello originale. Ragazzi, chi è che non ha mai visto il Nemesis una volta in vita sua, anche solo per sbaglio? Per cui le persone magari avevano avuto da ridire su questo nuovo aspetto, altri invece ne sono stati entusiasti, anche fan sfegatati della saga. Per cui, wow. Ok, il prodotto finale potrebbe essere differente da questa demo. In questa demo non sarà possibile effettuare salvataggio, vorrei pure vedere, insomma. Ecco, l'epidemia si è diffusa a una velocità impressionante. Le strade sono invase dai cadaveri. Jill sta cercando disperatamente di fuggire dalla città. Proprio quando tutto sembra ormai perduto, ecco che mi sono persa. Ammazza. Capitano, alla signorina serve aiuto. Carlos, non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Sai che è un membro d'élite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Ah sì? Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. Gio. Piacere di conoscerti, Jill. Sono Mikhail Victor, comandante del plotone Ah, è dell'UBCS. Siamo rossa. stati inviati qui per soccorrere i civili. Ai, è ferito. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire, mi correggo, trasformarsi. Il mio plotone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Che figo, Ringrazio il tuo datore ragazzino. di lavoro per questo. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo far evacuare i sopravvissuti. Ma ci serve aiuto. Non possiamo farcela da soli. Ok. È figa lei però, eh? Carina. Va bene. Ci sto. Ma è per loro che lo faccio, non per voi. Oh, ehi. Bene, siamo sulla stessa barca. Grazie, Jill. Prego, signore, Ok, prego. Spartan. Prendi questa. Servirà per tenerci in contatto. So cos'è una radio. Ok. Vediamo le priorità. Ti devi equipaggiare. Sali al piano di sopra.
troverai dei rifornimenti. Ci siamo, ragazzi, siamo in game. Okay. E me piace. Allora, a parte che non so se avete notato che le tette di Jill si muovono assieme a lei. E questa cosa potrebbe piacerci non poco, anche se ovviamente l'inquadratura per la maggior parte del tempo sarà della sua schiena, ma fa niente. Allora, ci buttano direttamente, ragazzi, in mezzo alla mischia, quindi nel bel mezzo dell'azione. Guardate un po', aprile, 3 aprile 2020, c'è il poster, ragazzi, della data di uscita del gioco. Incredibile, ma vero? Ok, qua ci spiegano come creare munizioni, quindi ovviamente ci sono anche spiegazioni. Cartucce per fucile. Ok, mi sembra che la cosa sia più o meno uguale a quella dei remake, insomma, perlomeno come creare appunto le munizioni. Le munizioni anche, ragazzi, sono uguali, diciamo, la figura è uguale perlomeno. Così è il nostro inventario, è un pochettino diverso. Il modo per indicare, insomma, la salute della nostra protagonista sembrerebbe essere uguale. Quindi dobbiamo andare al piano di sopra, va bene. Ok, per correre bisogna premere L3. Perfetto. Oh, ecco qua. L'avevo appena scoperto, me l'avrebbero detto un attimo dopo. Ok, cerchiamo sempre di anticipare i tempi noi, E là? C'è qualcuno qua? Sti fogli? Niente da fare. L'uscita è chiusa. Sangue, bla bla bla. E qui che cosa abbiamo? Articolo di un giornale scandalistico. I cannibali sono tra noi. Ovviamente, ragazzi, l'epidemia si è diffusa. La centrale di polizia di Raccoon City ha ricevuto la chiamata di un cittadino terrorizzato, testimone di un'aggressione da parte di un balordo vestito di stracci. Il sospetto aveva assalito un passante a nord del museo d'arte Lems. Gli agenti arrivati sul posto si sono trovati davanti la raccapricciante scena del corpo mutilato di una donna gettato in un cassonetto dell'immondizia. Il cadavere mostrava numerosi segni di morte, che ha lasciato ipotizzare che la vittima fosse stata dilaniata usando i denti. Si tratta del terzo caso di cannibalismo a Raccoon City questo mese. Ovviamente si stava già diffondendo, tra virgolette, l'epidemia. Tutti si domandano chi possa essere il colpevole, chi è il mostro che si aggira per le nostre strade. Qui alla redazione del News Comet ci chiediamo se non sia uno dei pazienti ricoverati allo Spencer Memorial per cannibalismo e che non gradisce particolarmente il cibo della mensa dell'ospedale. I nostri inviati sono riusciti ad entrare nello Spencer Memorial per informarsi sui fatti e sono tornati con dettagli che farebbero rivoltare lo stomaco anche al peggiore di serial killer. Voltate pagina per saperne di più sullo scoop dell'anno. Ovviamente lo scoop dell'anno a noi per ora non interessa, per cui non perdiamo tempo, dirigiamoci al piano di sopra. Sono ancora io. Sei già uscita? No, sta quasi andando, Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari. Vuoi riattivare l'infrastruttura della metro? E come dovrei fare? Devi prima ripristinare la corrente. Guiderò fino alla sottostazione quando sarai in strada. Ricevuto, vado subito. Ok, ripristina la corrente alla sottostazione, perfetto. Sarà proprio quello che faremo, che faremo. Oh, le nostre belle piante verdi, e come scordarcele. Figuriamoci. Polvere da sparo. Non capisco, ragazzi, perché... Ok, ovviamente possiamo combinare oggetti per lasciare più spazio nel nostro inventario. Per cui non capisco perché c'è la freccina che sta a selezionare gli oggetti nel nostro inventario. A che serve, ragazzi? Mica stiamo giocando da PC. Questa cosa sinceramente non l'ho capita, però fa niente. Direi di combinare le due polveri da sparo, di combinare i proiettili, di combinare... No, vabbè, adesso abbiamo un po' di spazio. Lasciamo perdere. Ah, coltello, perfetto. Col coltello, ovviamente, possiamo spaccare le casse. Prendiamo la pianta rossa. E che altro abbiamo qui? Abbiamo qualcosa? Sembrerebbe di no, per cui riappropriamoci della nostra arma. Documento per miscelare le piante. Ovviamente qua ci spiegano come combinare le piante, per cui per ora non ci interessa. Spariamo al nostro caro amico qui. Qua c'è una cassa, direi per ora di lasciare la pianta rossa, che non mi interessa più di tanto. Ok, bene così. Qua c'è qualcos'altro, sembrerebbe di no. Non ci resta che uscire allora. Ok, esce. Si abbassa automaticamente. E amico, dove vai? Altri sopravvissuti. Dobbiamo far ripartire il treno. Salve, buon uomo. Estrai e spara. Ok,
La mia mira, come sempre, mi precede, ragazzi. Non mi stupisce. Oh. Sì, però... No, che cazzo entri? Vabbè, ero vicino all'ingresso, giustamente. Ok, la mia mira fa schifo. Questo, insomma, i soliti modi per... riconfermare quanto la mia mira faccia schifo. Va benissimo. Ho sprecato pure fin troppi proiettili solo per questo pezzo di merda. Andiamo di qua. Vediamo un pochettino dove ci conduce tutto questo. Proiettili li ho presi. Qua c'è qualcuno che ci sta aspettando. Eeeh, salve. Oh merda, è tutto, tutto. Ma dove cazzo era la sei uscito te? No, sul serio dico. E vabbè. Che cazzo. Vabbè, io ho fatto saltare il braccio, la testa. Ragazzi, spreco troppi proiettili, mi rendo perfettamente conto che questa cosa non va bene per i gameplay, però. Ok, così io me ne vado, eh. X per interagire, per aprire le porte. Ah, ecco una cosa assolutamente interessante, ragazzi. Abbiamo a disposizione la schivata. Oh, con R1. Cosa che nel remake del secondo effettivamente avevo notato mancava, ragazzi. E che comunque è una cosa che può rivelarsi estremamente utile in caso di necessità. Per cui polvere da sparo. Va bene così. Oh ragazzi, vi dovete dare una cazzo regalmata, perché sennò comincio a sclerare. Se comincio a sclerare non va bene. Carlos, sono nella strada principale, che faccio? Vedi dei grossi tralicci? È la sottostazione. Per arrivarci devi passare dal vicolo alla tua destra. Intendi forse il vicolo in fiamme? Forse. No, tipo come te è abituato alle situazioni scottanti. Tipetto, no? Caliente? Forse. Vabbè, giustamente. Pure io di sicuro gliel'avrei detto, ragazzi, Devo aspettare. Sì. Ok, abbiamo bisogno di un oggetto per poter aprire l'idrante, credo. Il punto è, quale oggetto? Eccoli là, lo sapevo io. Ragazzi, non mi date mai un attimo di respiro però, Non mi piace questa cosa, non mi piace, mi state troppo addosso. Veramente troppo addosso, zii. Vabbè, no. Non credo si possa commentare sta roba. Via! Che cazzo! Ah! Aiuto! Vabbè! Ah! Cazzo, mi ha morso il figlio di una grandissima zozza! E mori, vaffanculo, minchia. Ok, visto che si è aperto di qua, direi di andare di qua. Beh, è pieno di amici anche di qua! È un bel problema questo, ragazzi. È un gran bel problema. 1 e 2. Ok, fin quando rimaniamo sui due proiettili a zombie ci potremmo pure stare, però... Siccome mo ci vuole, la mia mira mi precede. Non saranno mai due proiettili a zombie. Se tanto si rialza pure, zia! Allora, mi sa che mi conviene utilizzare un attimo pure la... la schivata. Vediamo un secondo dove possiamo entrare. Ci sarà un qualche oggetto utile qua dentro, no? E questo? Ok, no, non si apre di sicuro così. Perfetto. Qua abbiamo la cassa, ecco qua. Forse è quello che ci serve. Non so se con le tronchesi possiamo aprire un idrante, ma diciamone sì. Ok, questa sarebbe tipo una stanza di salvataggio, credo, no? Ok, vediamo tutto quello che possiamo prendere, ragazzi. Non ci facciamo sfuggire niente. Scusate, ragazzi, vi dispiace se la prendo. Il mio inventario è pieno. Ok, va bene, lasciamola qua. Tanto per ora credo che stiamo bene così. Si può aprire anche di qua. Posso aprire anche di qua. Ciao belli. Come butta? Ecco, altri colpi però li posso prendere perché mi si combinano. Ammazza quanta gente. Oh, è affollatissimo sto posto. Aia! Oh, grande. Comoda, vedete ragazzi quanto può essere comoda la schivata. È spettacolare sta coda, Minchia, ma è enorme sto posto. Veramente enorme. Ah, la concia tua madre.
Ma che cazzo? Oh, è molla? Ma vattene a fanculo, mi ha fatto prendere un colpo. Gesù, Giuseppe e pure Maria. Ecco, tanto non la posso prendere. Non posso prendere una ceppa di niente. Ed è pure la salute, non me va giù. Vabbè, è incredibile tutto questo. I proiettili intanto li posso prendere. E vabbè. Minchia, ragazzi, però sono duri da mandare giù, eh. Che cavolo. Io ripeto, non so se è con le tronchesi che devo aprire l'idrante. Sinceramente non lo so. È molla. Niente, tanto non la posso prendere. Mi sono messa qua per niente. La croce tua madre. Madonna Gesù. Ok, va bene. Adesso, ok, adesso sì che stiamo messi un po' male, Perfetto così. Andiamo un attimo di sopra, vediamo cosa c'è. Comunque molto ampia sta zona, ragazzi, veramente. Ehi, tu stai ferma lì, non ti muovere che ti osservo. E vabbè. Che bello che sei. Bellissimo, bellissimo. Davvero bellissimo. Aiuto. Vedete, ragazzi, cioè, ci vogliono almeno 3 proiettili per mandarli giù. E non è detto che questo gli faccia esplodere la testa. Quindi è probabile pure che si rialzino. Ho una cassaforte. Non conosco la combinazione, che meraviglia. Ero il proprietario della farmacia. Bla bla bla. Tonico per capelli. La combinazione. Un segreto rimarrà tra me e la mia bellissima regina. Acqua Cure. Acqua Cure. Che cazzo è Acqua Cure? Oh. Direi di non prendere. Ah sì, la posso prendere. Dai, così la combino con quest'altra polvere d'espero. Acqua Cure. Che cos'è l'acqua Cure? Sarà un oggetto che sta qua intorno. Comunque dentro la farmacia. In ogni caso. Vabbè, possiamo entrare anche qui. E poi. Uscire all'esterno, fare il giro, andare più su, tornare in strada. Spettacolo, ragazzi, Continuo a dire che è veramente molto ampio tutto sto posto. Che cos'è questo rumore raccapricciante? Vabbè, diciamo di sì. Lo prenderò per un sì. Non mi faccio tanti problemi, ok? Sei tu che fai questo rumore orribile? Ehi. Oh Gesù. No, non è lui, è questo. Eccola là. Brutta stronza che non sei altra. Sta giù. Che cosa ho preso? Polvere da sparo, credo. Non so quanto mi possa essere utile ancora. Però possiamo tornare di sotto da qua. Ok, qua mi è ricollegato direttamente al vicolo, ragazzi, che c'è, che ci interessa in questo esatto momento. Vediamo se effettivamente queste tronchesi mi servono. Ma io ho i miei grossi dubbi, ragazzi. Effettivamente. Infatti, tranciare catene e altri oggetti metallici. Non è quello che ci serve qui. Quando hai bisogno di usare un oggetto per sbloccare una porta o risolvere un enigma, le selezionano e scegli usa. Ok. Infatti, non è questo che ci serve, ragazzi. Come non detto, signore e signori, ci deve poter servire per accedere a qualche altro negozio, ragazzi. Almeno credo, Deve essere per questo, vediamo un po'. Magari mi sono persa qualcosa qua. Sì, ma quanta gente c'è, oh! Aiuto! Aiuto! Ecco qua. Vabbè. La schivata non assicura sempre la fuga. Questo mi pare ovvio. Aiuto! Vabbè, però me le cerco pure io, ne? Vaffanculo, va. Allora, Mrs. Donuts, qua c'eravamo entrati prima. Ok, la mia salute già sta andando un po' a farsi friggere. Ah ok, qua abbiamo pure la mappa. Attenzione, non l'avevo aperta fino ad ora. Mia salute vacilla, direi di usare una pianta. Fatemi vedere un attimo qua, ragazzi, cos'ho. Un'altra pianta, per fortuna, l'ho recuperata. E vabbè, ragazzi. Che cavolo. Dovete vedere di lasciarmi in pace.
Ah, ecco, finalmente. Qua non c'ero ancora, non mi c'ero ancora avvicinata, ragazzi. Per cui, se le tronchesi servono qua, un motivo ci sarà. Ho fatto pure la rima. Sono fantastica. Ho fatto anche la rima. Sta giù, sta giù. Eppure te sta giù. Oh, oh, c'è qualcuno mi segue. C'è qualcuno mi segue, aiuto. Che cosa me ne dovrei fare delle cartucce per fucile se non ho il fucile? Granata frammentazione. Ammazza. Tanto non posso portarla. Cioè, aspettate, io sono entrata qua. Ah! E vabbè. Io sono entrata qua. Ho usato le tronchesi per che cosa? Per che cosa? Vabbè, ragazzi, pensavo fosse una cosa di veramente tanta importanza, insomma, entrare lì. A quanto pare mi sbagliavo alla grandissima. Mi metto da sola in mezzo ai vicoli ciechi. Sono un genio del male proprio. Vabbè, ragazzi, è chiaro come il sole che mi sta sfuggendo qualcosa. Possiamo entrare qui però, non ci avevo fatto caso. E là c'è qualcuno qua? Dove sono? Non so dove sono. Usiamo una pianta, perché sto continuando a farmi mordere alla grande, come se non ci fosse un domani. Tu stai lì. Ah, Gesù. Vabbè, zio. Minchia, quanto mi hanno rotto le palle tutti quanti, ragazzi. Veramente mi hanno rotto le palle, eh. Cosa c'è qui? Oh, eccolo là. È questo che mi serve, ragazzi. È proprio questo che mi serve. Sì, però stai lì, devi stare lì. Operaio delle metropolitane. Il fucile, se le cose si mettono male, tagliate la catena, usate quella bellezza. C'era il fucile. Non ci ho fatto caso che c'era il fucile, zio. Ma che cazzo, vabbè, non posso prendere niente, c'ho l'inventario strapieno. Sì, 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 stai per... Ah, era qua. Ah, ce l'ho ancora le tronchesi, fermi tutti. Oh, se avessi preso i proiettili per fucile, adesso sarei a posto. Non posso prenderlo. Non posso prenderlo. Direi di scartare un attimo la polvere da sparo, ma... Ecco qua, e mo, finalmente posso darvi quello che vi meritate. Perché mi avete rotto già abbastanza le palle, già l'ho detto, via. Ok, possiamo uscire finalmente. Da dove sono arrivata io? Ah no, sono arrivata da qua, da qua, da qua. Vattene a fanculo, va. Che palle. Allora, è arrivato il momento, ehehe, di tornare da dove siamo venuti. Vabbè. Aia! Oh! L'avevo schivato. Maledizione. Qua c'è la farmacia, ragazzi. Io ero curiosa di trovare l'acqua cure che diceva il farmacista per aprire la cassaforte. Oh, acqua cure. 9 a sinistra, 1 a destra, 8 a sinistra. 9 a sinistra, 1 a destra. No, sì. E 8 a sinistra, quindi 9, 1, 8. 9, 1, 8. Però dovrei andare di sopra. 9, 1, 8. Come cazzo? Allora, forse ci posso andare da qua, aspettate. Vabbè, che due palle però. Ok, sto per morire. Meraviglioso. Vabbè. 9 a sinistra, 1 a destra. Non ritroverò mai la cassaforte, ragazzi. Entra, Dio santo. Ah, ce n'è uno. Qua c'è la cassaforte, ragazzi, è proprio qua. Oh! E mo m'hai rotto tre quarti di minchia, veramente. Entra. Oh! No, ragazzi, non c'è sta a credere. Perché lo stronzo non esce e non me fa entrare. Cioè, ma ci rendiamo conto di sta cosa? Non ci posso credere. Secondo me l'hanno fatta apposta per farci fare il giro lungo. Maledizione. Dai. No, cioè, mo sul serio. Mo sul serio, devo un attimo rendermi conto di come tornare lì facendo il giro lungo. Non sarà facile. Qua sarà pieno di gente. Ah, ecco qua.
Lascia in pace, tu non mi conosci. Ah, che cazzo! Aiuto, aiuto, aiuto! Ah! Aiuto! Ok, mo è un bel guaio. Mo è un bel guaio perché la cassaforte è andata a farsi benedire, ragazzi, perché non ci resta che entrare nel vicolo. Gesù. Se intanto c'è il Nemesis là dietro che sta aspettando che spariamo acqua sul fuoco. Bene. Va benissimo. Ok, via. Ah! Oh cazzo. No! Me la fate finire così, mannaggia la pupazza! Cioè, e c'erano 20 delle bambolette qua in giro, io ne ho viste soltanto due. Senza parole. E no, dai, l'hanno fatta finire così, che cavolo. Vabbè, da questo, ragazzi, non è che si può capire poi più di tanto. Certo, fondamentalmente devono farti vedere un attimo come sono le meccaniche e... There's so many. In here! My God. No, no, no! They're gonna get through! Send somebody who's capable of getting me the hell out of here! What was that? Don't move! Kendo, you're all right. Yell all right to stretch. Stop and do what? I got your back. Go! Go! Glock sticky. You better hunt. Sorry. Look out! Let's do this. Minchia. Ok. Dicevo, la demo più che altro deve farti un attimo vedere come sono le meccaniche di gioco, se la cosa ti può sconfinferare. Quindi diciamo che la demo ci può stare e il trailer finale, ragazzi, sicuramente fa capire quanto sarà figo questo gioco, perché diciamocelo, sicuramente, ragazzi, sarà molto molto figo. Penso di sicuro sarà all'altezza del remake del secondo, che comunque ha fatto veramente, ragazzi, un sacco di vendite, e credo se lo sia meritato, perché è veramente un gran bel gioco, e questo qua sicuramente non sarà da meno. Per cui ovviamente qua ti vogliono portare direttamente alla pagina per acquistare il gioco, io per ora dico di no. Mi piacerebbe poterlo comprare al lancio, ragazzi, però questo forse sarebbe stato più possibile se la situazione attuale fosse normale, però purtroppo così non è. Questa situazione di emergenza, ragazzi, sappiamo benissimo che ci ha portati a restare a casa, quindi siamo senza lavoro, stiamo aspettando notizie per la cassa integrazione, quindi immaginerete che i soldi servono ad altre cose adesso, ora come ora, ragazzi. Quindi il gioco purtroppo al lancio costa 70 euro, e 70 euro sono veramente tanti ora come ora, quindi non credo che lo comprerò al lancio, è quasi impossibile, penso. Quindi se me lo stavate per chiedere, questa è la mia risposta. In caso, vedremo nei prossimi mesi se mi sarà possibile acquistarlo. Ovviamente penso che ci farò una serie per rimanere, insomma, sulla scia della serie del remake del secondo. Fatemi sapere voi che cosa ne avete pensato di questa demo. Chiedo specialmente ai fan sfegatati di Resident Evil, che quindi comunque conoscono anche il gioco originale, che cosa ve ne è sembrato, quali sono i vostri pareri, se comprerete il gioco al lancio, insomma, se non vedete l'ora di comprarlo. Anche se mi sembra di aver visto che a causa proprio dell'emergenza coronavirus, ragazzi, i giochi che stanno per uscire sono stati ritardati all'uscita, nel senso che i giochi fisici
non saranno mandati in tempo per l'uscita, e i giochi digitali sì. Chi l'ha comprato in digitale potrà giocarlo subito, purtroppo. Quindi chi aveva prenotato, preordinato il gioco fisico, mi sa che dovrà aspettare. È una grandissima ingiustizia, però lo stiamo ripetendo, ragazzi, i tempi sono quelli che sono. Quindi niente, questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Ciao a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!